Allora, buongiorno, siamo in diretta con il pubblico di Biblioteca di Roma e di tutti gli istituti coinvolti in questa iniziativa, il convegno Le immigrazioni a Roma dal 1870 alla Seconda Guerra Mondiale. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute nel corso della mattinata, una mattinata molto ricca di stimoli, di spunti per capire il primo blocco di periodizzazione su cui abbiamo lavorato, che è quello degli anni immediatamente successivi alla nascita della capitale, di Roma Capitale, e al periodo poi del suo consolidamento, al periodo anche della fase del primo Novecento. Si è parlato per esempio di Nathan, nella reazione di Vezio e Lucia. Abbiamo inquadrato anche dal punto di vista della pluralità dei movimenti migratori ciò che avviene nella città di Roma, migrazioni operaie, migrazioni nel mondo rurale, uno scenario molto ampio e molto variegato. In questo pomeriggio ci dedicheremo a due momenti cruciali della storia dell'Italia contemporanea e anche della storia della città di Roma: il ventennio fascista, con tutto ciò che ha significato in termini di politiche che hanno contrassegnato l'evoluzione della città, e gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Per questo siamo in collegamento con la professoressa Lidia Piccioni, che presiderà la sessione, con Stefano Gallo e Antonio Parisella, che interverranno come relatori in questa prima sessione del pomeriggio, a cui seguirà la seconda sessione con Anna Balzarro, Alessandro Portelli e Alessandra Gissi. Quindi la parola a Lidia Piccioni, che presiderà la prima sessione del pomeriggio sugli anni del fascismo. Grazie Lida, ciao, buongiorno, a te la parola. Grazie molto Michele. Io innanzitutto ovviamente ringrazio moltissimo sia voi organizzatori che le biblioteche di Roma per avermi invitato a partecipare a questa iniziativa che mi sembra di straordinario interesse. Tanti mesi che ne parlavamo, quindi finalmente sono contentissima che stia avvenendo, e soprattutto mi sembra, come Michele ci ha raccontato questa mattina, foriera di altrettante iniziative veramente interessanti e importanti che coinvolgeranno anche, diciamo, il territorio della città in modo più dettagliato, no? Più capillare. Allora, venendo alla sessione di oggi pomeriggio, che è dedicata a questa prima sessione, è dedicata agli anni del fascismo. E diciamo che, come abbiamo visto questa mattina nella relazione di Massimiliano Crisci sull'andamento demografico della città, al censimento d'inizio Novecento, Roma ha poco meno di mezzo milione di abitanti, 424.000, abitanti che invece, dopo poco di fatto al censimento del 1936, sono più che raddoppiati, perché appunto a questo censimento Roma raggiunge ufficialmente il milione di abitanti, 1.150.000. Quindi a metà degli anni 30 noi ci troviamo in presenza della città milionaria del regime, no? Come appunto il regime definisce Roma, la grande Roma che si estenderà verso i colli e verso il mare, dice Mussolini nei suoi discorsi. E chiaramente è un'immagine in forte controtendenza invece con le dichiarazioni sull'antiurbanesimo del regime e sulla la valorizzazione della dimensione rurale. Quindi in questo senso Roma diventa un'altra cosa, no? E, come spesso poi le accade nella sua storia. E ora, chi sono tutte queste persone che passano appunto da mezzo milione di abitanti a più di un milione di abitanti? Ovviamente c'è ancora la natalità importante, perché siamo in anni dove la natalità è ancora importante, però moltissimi sono nuovi arrivati e sono già cominciati ormai dagli anni 20 gli spostamenti dal mezzogiorno, anche se non in modo così importante come sarà nel secondo dopoguerra. Ma naturalmente continuano ad essere importantissimi gli spostamenti,
gli arrivi, diciamo, in città dall'Italia centrale, come ci ha molto ben raccontato questa mattina Maria Rosa Protasi, quando appunto all'inizio del Novecento ci ha mostrato, no, questi arrivi soprattutto dalle Marche, dall'Abruzzo, no, e comunque dal Lazio naturalmente in primo luogo, e comunque da tutta quell'area dell'Italia centrale che era legata tradizionalmente, storicamente, al rapporto con lo Stato Pontificio. In realtà ad arrivare a Roma sono anche molti non censiti, e anche questo è stato un aspetto che abbiamo toccato questa mattina con Massimiliano Crisci. Molte persone sono in realtà non ufficialmente registrati, e sono cose che ci ricordano anche tanti problemi, no, che abbiamo oggi davanti a noi. E queste figure, diciamo fantasma in qualche modo, ma invece ben presenti fisicamente nella città, andranno ad alimentare quella Roma irregolare che il regime vuole nascondere e che in parte cerca di nascondere con la costruzione delle borgate. E soprattutto andranno, diciamo, ad alimentare quell'edificazione abusiva nelle pieghe della città che si sta espandendo, e che di fatto mette in piedi un forte tessuto di baraccamenti, proprio nelle pieghe della città, man mano che questa cresce, e spesso anche addossate alle borgate stesse. Questo è un aspetto, per esempio, che ha giustamente sottolineato nella chat questa mattina Luciano Villani, parlando appunto di borgate. Lui ha scritto un libro importante sulle borgate romane, e appunto ricordava in chat come bisogna ben tenere presente questa rete di questo tessuto, diciamo, di baraccamenti, no? Che accolgono i nuovi arrivati e che i nuovi arrivati vanno ad edificare. E poi, soprattutto, passando per la vicenda della guerra, che poi sarà materia della prossima sessione, questa presenza di vere e proprie baraccopoli, di vere e proprie favelas, diciamo, all'interno della città andrà sempre più aumentando nel secondo dopoguerra, fino addirittura a diventare un po' l'immagine forte, no, della Roma degli anni 50 e 60, ovviamente l'immagine criticata, l'immagine diciamo fortemente discussa, no, della fisionomia, dell'identità della capitale italiana. Ecco, veniamo appunto al tema di questa prima sessione, e cominciamo col vedere la politica, diciamo esplicita, strutturata, che il regime fascista svolge appunto in relazione al tema delle migrazioni interne. Ce ne parla Stefano Gallo, in una relazione dal titolo "Antiurbanesimo e migrazioni pianificate, la città nelle politiche del regime". Stefano Gallo, buonasera, eccolo, è collegato. Buonasera. Due parole per presentarlo, anche se ovviamente molto conosciuto all'interno di questo convegno, perché è uno degli organizzatori. Stefano Gallo, appunto, è un ricercatore del CNR, Istituto di Studi sul Mediterraneo, nonché appunto organizzatore, insieme a Michele Colucci e a Francesco Di Filippo, del convegno che stiamo vivendo, e soprattutto anche, come dicevo prima, delle molte belle iniziative che ci hanno così prospettato nel proseguo di questo lavoro. Si è occupato in particolare di migrazioni interne in Italia, e su questo ha svolto la sua tesi di dottorato in storia all'Università di Pisa, mettendo particolare attenzione proprio sugli anni del fascismo, di cui adesso ci parlerà. Nel 2012 pubblicato, tra l'altro, ha fatto diverse pubblicazioni, però questa è quella, diciamo, che mi sembra più importante citare in relazione a quello di cui stiamo parlando. Ha pubblicato nel 2012 con l'editore La Terza un volume relativo alle migrazioni interne dall'unità ad oggi. Ecco,
Ecco, e si occupa anche di metodo della ricerca storica educativa in ambiente web, che è una cosa su cui io non ho molto da dire, sono sincera, quindi mi limito a leggere questa indicazione, presso l'Università di Firenze. E do la parola senz'altro a Stefano Gallo, raccomandandomi di rispettare i tempi, ma non c'è bisogno con lui che li ha stabiliti, quindi insomma non ho dubbi che li rispetterà. Prego Stefano. Sì, grazie, buonasera. Sì, sono qui nella doppia veste di organizzatore e relatore, forse anche tripla veste, visto che ho anche la responsabilità della regia tecnica di questo live. Ma appunto ora proverò invece a concentrarmi esclusivamente sulla mia relazione, sul tema che voglio sviluppare in questi 20 minuti. È un tema appunto che mette al centro il problema delle politiche, il problema dell'amministrazione, della mobilità, dell'amministrazione, delle migrazioni. È stato evocato più volte nel corso, degli interventi, precedenti, la legge contro l'urbanesimo. Che è una legge del 1939, e che è appunto un intervento, tardivo da parte del regime, molto noto perché, verrà poi pienamente applicato nel secondo dopoguerra e quindi costituirà la cornice normativa, in cui avvengono gli spostamenti, nell'Italia repubblicana, almeno fino al 1961, anno della sua abrogazione. E quindi ha un impatto rilevante in un periodo successivo a quello del convegno, del convegno di oggi, ma la legge del 1939 è solamente l'ultimo atto di una lunga serie di interventi da parte del fascismo sulla mobilità interna. Quindi non ci riferiamo in questo intervento alla normativa del 1939, ma ci riferiamo a interventi precedenti, ci riferiamo a una serie di disposizioni che mettono al centro il problema dell'inurbamento. Ecco, qui siamo di fronte a una situazione estremamente complessa. Il quadro non è lineare, perché è un campo in cui confliggono interessi diversi, in cui notiamo interventi anche contraddittori, e quindi è importante metterlo al centro dell'attenzione, dell'analisi, cercare di capire a due livelli, qual è la politica nazionale sulla mobilità e qual è poi lo specifico di Roma, che è, diciamo, ciò che ci interessa in questo convegno. Dunque, per quel che riguarda la politica nazionale, il riferimento per la storiografia, mi piace ricordare appunto titoli di libri, visto che in questa occasione vede insieme CNR, ISMET e Biblioteche di Roma, e visto anche l'interesse da parte di chi ci sta ascoltando alle questioni di riferimenti bibliografici. Ecco, il riferimento rimane il libro di Anna Treves, Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Politica e realtà demografica, che è un libro della metà degli anni 70 e che ha fatto capire come la politica del fascismo appunto fosse una politica che si va a infrangere contro dei dati di realtà ineludibili. Il fascismo inizialmente sembra abbracciare una esaltazione della crescita urbana, quindi la crescita demografica anche delle città come dimostrazione anche di salute e di forza delle singole città. Quindi assistiamo a delle vere e proprie campagne anche nella pubblicistica, nei quotidiani, per la grande Roma, la grande Milano, la grande Genova. Quindi questo notare una crescita demografica urbana come anche un aspetto della modernità, un aspetto della salute del regime e della modernità del regime, a cui però subentra molto presto invece una retorica di segno opposto, una retorica agganciata a quello che è il calderone ruralista
del regime, cioè l'esaltazione invece della dimensione rurale, della dimensione della campagna, come dimensione che conserva i valori autentici a cui fa riferimento il regime, e invece la città come invece luogo di possibile perdizione, luogo di svilimento di questi caratteri valoriali a cui il regime fa riferimento, e quindi si inizia a invertire questa rotta, e questa inversione avviene nel corso degli anni 20, a partire dalla metà degli anni 20, e si concretizza con una legge del 1928 che è la prima legge che si rivolge proprio agli inurbati, agli immigrati nelle città, perché è una legge molto semplice che dà ai prefetti la possibilità di intervenire con i mezzi che meglio ritengano utilizzare nei confronti della popolazione di recente inurbamento nelle città. Un'indicazione molto generica, è una legge di un articolo che semplicemente ha una grande funzione retorica e poi fondamentalmente dà il via libera a interventi diversificati a seconda dei contesti urbani. Tra questa legge e quella del 1939 non ci sono altri interventi a livello generale che riguardino esclusivamente l'inurbamento, quindi nel mezzo noi dobbiamo andare a vedere cosa succede quindi nei singoli contesti, perché a quel punto dobbiamo calarci a livello nei livelli territoriali, nelle singole amministrazioni comunali e capire quali sono le disposizioni, gli atteggiamenti dei poteri pubblici. Bene, il testo di Anna Treves per quel che riguarda Roma risulta poco utile. Risulta poco utile perché il paradigma che promuove la Treves è un paradigma che vede fondamentalmente l'azione del regime risolversi quasi in pura retorica. Volendo schematizzare, Anna Treves dice, il regime fa un grande baccano sopra questi temi, dice che bisogna sfollare le città, dice che bisogna ostacolare l'inurbamento, ma i dati demografici sono chiari, i dati demografici ci dicono che il regime non riesce. Questo per una serie di forze contrarie, la richiesta di lavoro nei centri urbani, gli interessi degli industriali, gli interessi anche dei ceti medi, ad avere ad esempio il lavoro domestico, che era un lavoro fondamentalmente immigrato, o anche dell'economia urbana, ad avere operai edili, che anche questi erano manodopera inurbata. Quindi tutta una serie di problematiche che fanno sì che fondamentalmente la politica demografica del regime nei confronti dell'immigrazione nelle città si risolva in un nulla di fatto. Questo è un po' detto, come dire, banalizzando, ma insomma fondamentalmente non mi allontano anche dalle parole, dalla tesi di Anna Treves, quello che viene detto nel libro L'immigrazione interna nell'Italia fascista. È un libro che vede soprattutto le realtà urbane del nord Italia, è un libro che è radicato nella realtà milanese, che legge cosa succede a Torino, cosa succede a Genova, in parte quello che succede a Roma, ma che non ha, diciamo, un'attenzione approfondita verso appunto le dinamiche capitoline, che invece sono al centro del nostro interesse. Bene, cosa succede a Roma? A Roma, intanto, da un punto di vista demografico, e anche qui, come dire, mi avventuro in campi che sono più vicini appunto a quelli che ha affrontato Crisci questa mattina, avviene questo, che la quantità di immigrazione, la mobilità interna che riguarda la città di Roma esplode negli anni 30. In questo grafico vi ho messo quelli che sono i dati dell'anagrafe romana, ho inserito i dati sulle cancellazioni anagrafiche, che sono quelli tratteggiati, i dati sulle iscrizioni anagrafiche, che sono quelli invece in grigio chiaro, e li ho sommati. La somma, in questo caso ovviamente
sembrerebbe controintuitiva rispetto invece alla sottrazione che dovrebbe fare il netto, ma a me interessava capire il livello di mobilità complessivo. Cioè ogni anno chi entra, chi esce, dà comunque un segnale di dinamismo. E vediamo come la dinamica della mobilità sociale, della mobilità, scusate, territoriale, è enorme negli anni 30, maggiore addirittura di quella dei primi anni 50. Quindi, in effetti, dei dati di realtà ci sono per dire che la politica demografica del fascismo non ha impattato sulla quantità delle persone. Dicevamo appunto che la città di Roma passa dai 660.000 abitanti del 21 a oltre il milione della fine degli anni 30, quindi la crescita demografica è indubbia. Beh, allora qui abbiamo probabilmente un paradosso. In cosa impatta la politica del regime? Ecco, allora, prima diciamo, è stata abbandonata da parte del regime? No. Una indagine sulle carte della questura di Roma ci dice che non viene abbandonata, cioè la sensazione è un'altra. La sensazione invece è che di fronte a una crescita costante della popolazione il regime non scelga di smettere di provare a ostacolarla, ma anzi reputi ancora più necessario intervenire. Quindi immaginiamoci una dinamica di ingressi caotica, intensa, impetuosa e forze di polizia che continuano ad agire sull'ordine, sulla direttiva di controllo, di sfoltimento, di intervento su questioni sociali, su ambienti e problemi sociali molto delicati, e lo fanno intensificando gli sforzi polizieschi. Quindi, come dire, più la situazione sembra sfuggire di mano e più si cerca di mettere in campo strumenti efficaci. Quindi non è la filosofia che viene messa in discussione, non è la filosofia di fondo che viene messa in discussione, ma lo è la sua concreta applicazione, la sua operatività, che viene reputata tanto più importante quanto più le regole non vengono invece rispettate. E qui è interessante appunto notare, intanto appunto collochiamo questa situazione romana all'interno delle politiche del regime. Abbiamo visto appunto che gli investimenti che vengono fatti a Roma, gli interventi di sventramento, ma anche di lavori pubblici che investono la capitale, è chiaro che questi sono tutti interventi che diventano motivi di attrazione. Quindi esistono forti motivi anche per tentare di controbilanciare, da una parte il tentativo di fare di Roma il fiore all'occhiello del regime e dall'altra però il bisogno di controllare quello che oggi chiamiamo decoro, per utilizzare un termine, come dire, anacronistico rispetto all'epoca, ma che è molto invece caldo per i nostri giorni, ovvero presenza, la visibilità di ceti poveri, di ceti che svolgono lavori umili in quei quartieri, in quegli ambienti che invece hanno un status o pretendono di avere uno status sociale, un'apparenza, una presentabilità diversa. Quindi da una parte c'è un'attenzione forte nei luoghi dove si investe e nei luoghi che devono essere il lusso della capitale a allontanare, a non mostrare la povertà, dall'altra continua a esserci un grande afflusso di popolazione da fuori e di questo ne è cosciente anche la questura. E qui c'è un persistente tentativo di affrontare questioni sociali con strumenti polizieschi. Un documento della questura, Regia Questura di Roma del 35 recita così, ve lo leggo. Dice: una recente speciale indagine di indole economico-sociale condotta nelle borgate, casupole, baracche, capanne disseminate perimetralmente ai margini dell'urbe ha tra l'altro, con precisi dati statistici, provato che la quasi totalità degli indigenti ivi alloggiati appartiene alla schiera degli immigrati, cioè a quegli elementi eterogenei provenienti da altre province, specie meridionali,
i quali, trovando facile riparo in località periferiche, costituiscono colonie di disoccupati, gravanti tutti sull'assistenza locale. Altro, quindi, appunto, le favelas di cui parlava prima Lidia Piccioni sono favelas che vengono riempite dall'afflusso di poveri che vengono soprattutto dal meridione. Questo è un altro aspetto fondamentale. Qui si afferma, da partire dagli anni 20, davvero il sud come grande serbatoio delle immigrazioni a Roma, magari anche in coincidenza con lo stop verso le immigrazioni oltreoceano, ma questo insomma ci porterebbe lontano. Continuiamo con la lettura di questo documento. Quindi è stato fatto un'indagine sociale, è stata fatta un'indagine economico-sociale, si vede che tutte le borgate, diciamo, tutte queste insediamenti sono popolati da meridionali, disoccupati, che gravano sull'assistenza locale, e continua questo documento della Questura. La corrente immigratoria di siffatti elementi persiste, colmando i vuoti di quelli già faticosamente allontanati con misure di pulizia e frustrando così un'azione che da tempo questo ufficio va svolgendo in concorso col governatorato di Roma per epurare l'urbe da elementi che costituiscono un inutile aggravio all'economia locale. Il problema è complesso, dice il documento, e investe peraltro il decoro, l'igiene, l'ordine morale e infine la sicurezza pubblica dell'urbe, nel più ampio senso della parola. Ecco, quindi l'analisi è precisa, è puntuale, si capisce anche che il problema è complesso, ma ovviamente gli strumenti in mano alla polizia rimangono quelli tradizionali. Allora, qual è la risposta da parte della polizia? Rinforzare i controlli. Ecco, questo documento, fondamentalmente questa che vi ho letto è solo la premessa di un lungo documento operativo che dà le istruzioni per l'organizzazione dei controlli polizieschi di ingresso alla città. Controlli che vengono posti nel perimetro, sulle vie consolari. Qui vi ho tradotto, diciamo, su una carta tutte le disposizioni operative che contiene questo documento del 1935. Nei posti blu ci sono posti di blocco sulle vie consolari all'ingresso di Roma, nei punti rossi, diciamo, quello che viene chiamato il secondo anello, quindi controlli sulle maggiori vie, però diciamo fuori dal primo anello intorno alla città, e in nero le pattuglie volanti che montavano sui treni in arrivo a Roma e che controllavano i passeggeri per vedere se il loro arrivo fosse o no legato a motivi, diciamo, per poter stare a Roma, o se invece non ci fossero delle rischi di aumentare il numero degli indigenti e degli accattoni della città. Quindi un dispositivo poliziesco molto ben articolato. Siamo nel 1935, quindi in un periodo in cui, se dovessimo seguire il paradigma Treves, dovremmo aspettarci di non trovare più controlli polizieschi o comunque un'attenzione contro l'inurbamento, ma che invece dimostra come a Roma l'attenzione fosse molto molto alta. Accompagniamo a questo tipo di documentazione altre relazioni dei commissari di pubblica sicurezza, e qui appunto è interessante vedere come l'azione nei confronti delle anagrafe, appunto è stato citato soprattutto nell'interessante dibattito tra Lidia Piccioni e Massimiliano Crisci, no? Come i dati siano fondamentalmente dati statistici, siano fondamentalmente dati insufficienti, perché appunto l'anagrafe registra solamente in un secondo tempo l'arrivo delle persone e soprattutto non le registra tutte, registra solo quelle che potevano iscriversi, mentre invece sappiamo che le anagrafi vengono arruolate nella lotta contro l'inurbamento. I documenti di polizia arrivano a dirci qualcosa di più. Arrivano a dirci che la polizia reputa insufficiente il controllo delle anagrafi, proprio perché è successivo, quindi non riesce, il non dare la residenza ufficiale non può impattare sulla presenza delle persone, impatta sulla loro regolarità, non impatta sul fatto che ci siano o no, impatta sul fatto se sono regolari o non sono regolari. Ecco, la polizia allora fa un passo ulteriore e istituisce un'anagrafe propria, cioè mette in atto un controllo minuzioso soprattutto nei quartieri del centro, e qui appunto vediamo anche una differenza tra come viene trattata la periferia e come viene trattato il centro,
Per cui io ho trovato queste disposizioni rispetto al commissariato di Castro Pretorio, per cui il controllo minuzioso che viene fatto negli alberghi, nelle locande, si aggiunge a un altro controllo minuzioso che viene fatto capillarmente nei confronti di tutti i palazzi, diciamo, della zona, per cui la zona viene divisa in sottozone, ogni sottozona viene affidata a un agente, l'agente che si occupa di questa anagrafe della polizia ha il compito di ogni mattina fare il giro dei portieri, interloquire coi portieri, chiedere se qualcuno è arrivato, se ci sono nuovi inquilini, chi siano questi nuovi inquilini, informarsi, integrare ciò che dicono i portieri con ciò che dicono le fonti fiduciarie, quindi ovviamente le fonti di cui i poliziotti dispongono per avere il polso delle situazioni dei quartieri, e il pomeriggio poi tornare in ufficio con tutte queste informazioni e aggiornare la propria guida. Questo è proprio un termine che si trova nella documentazione. Ognuno di questi poliziotti ha una propria guida della zona, in cui annota i nuovi arrivati o se qualcuno se n'è andato. Quindi un'anagrafe parallela fatta da poliziotti con una formazione quindi prettamente di pubblica sicurezza, che opera un'azione preventiva rispetto a quella dell'anagrafe, che a questo punto invece in questa visione ha solamente tra virgolette, diciamo, il compito di controllare l'erogazione dei beni dei servizi comunali, perché se non si è residenti non si può accedere al welfare comunale, mentre invece qui facciamo un passo prima, un passo indietro, cioè il passo di individuare e avere il polso della situazione. Questo polso non si può avere ovviamente in una città grande come Roma, ma lo si fa in maniera molto attenta e scrupolosa in quelle aree dove ci sono i rappresentanti, diciamo, il governo, le abitazioni, diciamo, dei politici, del re, i palazzi importanti, insomma tutti quei luoghi dove era importante controllare. Questo, come dire, mi pare che a livello anche di ricerca attuale apra delle prospettive interessanti, aggiunga qualcosa rispetto all'idea che abbiamo generalmente sulle politiche antiurbanesimo, e soprattutto appunto ci dà l'idea, la percezione di un'intenzionalità anche nel trattare il centro, là dove c'erano i possibili obiettivi caldi, diciamo, in una determinata maniera, invece trattare le periferie e le borgate in un'altra maniera. Poi tutto questo andrebbe poi inserito all'interno della mobilità controllata, delle migrazioni pianificate, quelle rivolte all'Agropontino, che seppur in una regione poco più meridionale rispetto all'Urba e alla capitale, ma comunque hanno un impatto forte anche sulla capitale, visto che attirano disoccupati che poi vanno a cercare lavoro probabilmente là dove lo potevano trovare, cioè nella capitale. E poi ci sarebbe anche il discorso da fare sull'euro, su E40, che è un cantiere che si apre nel 37 e in cui c'è una peculiare disciplina nel controllo della manodopera, che però non affronto qui. Penso di aver già esaurito il tempo a mia disposizione. Hai un minuto se vuoi aggiungere una cosa. Quello che mi sembra importante, interessante, è non concepire le politiche antiurbanesimo da un punto di vista prettamente demografico, che è un po' una insufficienza o comunque una caratteristica degli studi finora fatti. Penso a Anna Trevis, ma penso anche a Carl Ibsen, che ha fatto un lavoro eccezionale sulle politiche demografiche del regime, si esce da un'ottica demografica, cioè si prende sul serio l'attenzione che il regime dà alla demografia, ma non si tengono in considerazione invece altri elementi del discorso che sono fondamentali, che sono da una parte la gestione poliziesca e dall'altra anche le politiche sul lavoro.
e quindi fondamentalmente anche le forme di welfare. Quindi appunto dire no, Roma cresce e quindi le politiche non hanno nessun effetto e quindi non interessa studiarle, credo che sia un atteggiamento sbagliato. Roma cresce, ma se vediamo la documentazione, le politiche continuano a essere applicate, allora chiediamoci quali sono, qual è l'impatto di queste politiche, cosa vuol dire aver fatto crescere una città con quei numeri all'interno di un regime poliziesco, di un regime di controllo. Ricordiamoci ad esempio un'opera letteraria che conosciamo tutti, Fontamara di Silone. In Fontamara c'è raccontato nel romanzo questo episodio, cioè il protagonista che si muove a Roma e viene bloccato da un poliziotto che dice: tu dove stai andando? Hai la tessera del sindacato? No, non ce l'ho, e allora devi tornare indietro. Quindi anche qui, che vuol dire? Che le migrazioni si possono fare, ma le si devono fare inserite anche in un quadro di adesione o di sottomissione a delle pratiche burocratiche che erano anche appunto rapporti sociali e un potere dato a una fascia di burocrati o di personale, diciamo, di funzionari sindacali del comune, del partito, che assume un'importanza decisiva per fare da filtro, no, tra questi controlli polizieschi e le possibilità poi delle persone di fare la loro vita e potersi poter entrare, potersi regolarizzare, poter in qualche maniera avere una tranquillità anche a livello burocratico e lavorativo. Bene, nel caso in cui appunto ti possa poi continuare a discutere, ovviamente rimango a disposizione. Grazie Stefano, direi che questo minuto in più è stato molto importante, no? Perché hai aggiunto a tante cose di grande interesse una cosa a cui io personalmente credo moltissimo, cioè l'importanza nella ricerca e nella riflessione sui temi dell'intreccio tra i punti di vista, no? Tra cercare il più possibile di affrontare, diciamo, un tema da tante angolazioni, il che vuol dire anche ovviamente cercare di mettere insieme tante fonti diverse, tante documentazioni diverse, perché ogni fonte, ogni documentazione ci racconta quel problema, no? Come se la macchina da presa si girasse e man mano ci mostrasse degli angoli diversi di questo stesso problema. Quindi mi sembra molto importante quello che hai aggiunto adesso sul finale, come era molto importante quello che hai detto, molto interessante, molto, diciamo, pregnante, quello che hai detto prima. E secondo me due cose tra le tante, no? Escono proprio fuori con chiarezza. Innanzitutto, l'abbiamo già detto, però è importante, secondo, credo, ribadirlo, le contraddizioni del regime, no? Cioè, quando si studia il fascismo, in realtà si studia una struttura, diciamo, un momento politico, ma anche appunto un regime pieno, no? Pieno di contraddizioni, che è importante conoscere per capire davvero che cosa sta succedendo. E quindi, da quello che tu ci racconti rispetto a questa tematica, no? Noi abbiamo contraddizioni nelle parole, no? Per cui appunto urbanesimo, non urbanesimo, ruralità e grande Roma, Roma milionaria, e anche, come tu giustamente adesso, io prima ho detto Roma è un caso del tutto particolare, in realtà non è vero, hai ragione tu, no? Cioè c'è questa parola d'ordine della grande Milano, grande Genova, grande Torino, su cui tra l'altro si buttano molto spesso i piccoli poteri del fascismo locale, no? Per avere diciamo il proprio spazio e la propria visibilità. Quindi da un lato appunto la condanna della città, dall'altra in realtà si spingono le varie città italiane, che come sappiamo sono tante, no? A continuare ad avere un ruolo invece centrale, almeno formalmente, almeno a parole. E poi appunto una contraddizione nei fatti, no? Perché la verità vera, diciamo, l'andamento di fatto è che continua quel trend ininterrotto che è cominciato nell'Ottocento di urbanizzazione, no? Per cui, come sappiamo, diciamo dall'Ottocento
dai primi dell'Ottocento addirittura, ma anche diciamo per l'Italia un po' dopo, però insomma comunque diciamo dall'Ottocento pieno, noi abbiamo un ininterrotto processo di spostamento dalle campagne alle città, quindi un processo di urbanizzazione che il fascismo non riesce a, non solo non riesce a frenare, ma come ci ha fatto vedere Stefano, addirittura proprio durante il regime, no? Proprio perché il regime fa parte di, comunque di un processo di modernizzazione del paese, si accelera, no? E che continuerà ininterrotto appunto fino nel secondo dopoguerra, fino alla metà degli anni 70, quando invece si blocca, e qua torniamo a un discorso di questa mattina, all'interno di un trend più complessivo dei anche a Roma, all'interno di un processo più complessivo di urbanizzazione del mondo occidentale. E quindi primo punto questo. Secondo punto, pure importantissimo secondo me, tra le altre cose che usciva fuori dal discorso di Stefano, e la continuità con l'Italia repubblicana, no? Queste leggi che vanno avanti, no? Fino agli anni 60, e che di nuovo anche l'Italia repubblicana diciamo ha una grandissima contraddizione tra il dire e il fare, no? Tra un dire che è ancora poliziesco, quindi un dire che in tutta continuità col regime fascista, no? E con lo stile appunto di un regime dittatoriale, e dall'altra parte l'inutilità però di queste norme, o meglio il fatto che queste norme costringono poi la gente all'illegalità, no? Quindi la ributtano, no? In una sacca di illegalità e appunto di non visibilità, che sono discorsi che ovviamente oggi, no? Ci tornano tutti e sono così importanti. Ecco, allora io passerei allora alla secondo, aspettando, sicuramente ci saranno poi delle domande, quindi cerchiamo di andare avanti in modo da avere qualche minuto poi per discutere. Il secondo intervento di oggi e di questo primo sessione del pomeriggio è Antonio Parisella. Antonio, ci sei? Io ci sono, non so se mi sentite. Devi aprire l'immagine. No. Lidia, purtroppo per un problema tecnico non riesce a aprire l'immagine. Abbiamo provato in tutte le maniere, ma dobbiamo accontentarci di sentirlo. Questo mi dispiace perché mi faceva piacere vederlo. Il titolo della comunicazione di Antonio Parisella è Arrivi e insediamenti durante il ventennio. Antonio Parisella non ha bisogno di essere presentato, però io lo presento per il piacere di parlarne. È stato professore di storia contemporanea, prima alla Sapienza a Scienze Politiche, e poi a Parma dall'inizio degli anni 90, dove ha dato vita, tra l'altro, a una realtà molto importante che è il Centro Studi Movimenti, che è diciamo un centro di ricerca e di documentazione appunto sulla storia dei movimenti di contrapposizione diciamo storicamente nel nostro paese, e che dal 2000 è associato anche all'Istituto Parri, quindi alla rete degli istituti della resistenza nazionali. E attualmente Antonio Parisella è presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, lo è ormai da molto tempo, con grande diciamo successo poi proprio nelle iniziative, no? E nelle molte attività del museo degli ultimi ormai, ripeto, diversi parecchi anni, e i suoi ambiti di interesse, che sono tanti, però possono essere diciamo raggruppati nel tema della resistenza in Roma contemporanea, ovviamente movimento operaio e contadino di Roma e del Lazio, cultura e movimenti cattolici. E poi aggiungerei che Antonio è stato maestro per tanti di noi e tuttora lo consideriamo tale. Antonio, ti lascio la parola. Allora, io prima di dire poche parole che dirò, ho bisogno di ricordare una persona che in questo contesto è doveroso: Mario San Filippo. Ecco, perché gli allievi sappiano chi è il loro vero maestro.
Mario è stato, per chi ha studiato Roma contemporanea, un vero maestro. E io consiglio a tutti, oltre a quello di Lidia Viccioni, di leggere insieme il libro di Mario Sanfilippo su San Lorenzo, anche per le questioni relative allo studio delle immigrazioni. Delle cose che ho ascoltato, mi hanno fatto alcune riflessioni anche sull'attività che svolgiamo al museo. Ho inaugurato una sala su le trasformazioni di Roma tra le due guerre. Ci hanno criticato perché abbiamo voluto questa sala, ma questa sala ci è servita per far capire in che tipo di Roma operavano le SS che stavano in via Tasso e quelli che a Roma si opponevano all'occupazione e alla violenza dei nazisti. E ci sono due cose in particolare che tornano su questo nostro incontro odierno. La prima è la grande carta che abbiamo messo prima di entrare nella sala, che riporta le trasformazioni della città dal 1800, l'aumento al quale faceva riferimento Lidia Viccioni stamattina in un suo intervento, di mezzo milione e più di abitanti tra le due guerre. E quella carta rende plastico la collocazione sul territorio di questi aumenti di popolazione praticamente in tutta la parte est della città, dal quartiere Flaminio fino alla via Appia. E questo significa che gran parte, sì, c'è una successione di quartieri, ecco le migrazioni, i quartieri borghesi si susseguono con i quartieri piccolo borghesi, con i quartieri popolari. E questo ci spiega, ci parla anche delle migrazioni, questa carta. Poi però dentro nella sala dell'esposizione noi abbiamo messo una nostra carta, che è la carta delle borgate. È una carta che ha dei segni puntuali, quindi non è, ma io trovo importante, anche per le tante cose che si leggono e che si ascoltano sul tema borgate, che si rifletta, si riprenda il discorso della nomenclatura, perché noi oggi diciamo indifferentemente borgate cose tra di loro diverse nel tempo, che borgate non erano. Il termine borgate nasce con una specifica valenza e una specifica funzione. Nasce come espressione di quel tentativo importante, l'unico riuscito, di pianificazione territoriale, che è la bonifica dell'agro romano, che si sostanzia nelle borgate. Le borgate che si poi diventano, molte di loro già tra le due guerre, pezzi della città, ma che venivano chiamate legalmente tali e che erano qualche cosa che godeva di servizi, godeva di trasporti, godeva di sanità, di scuola, eccetera, e prima ancora che ci andassero ad abitare i cittadini, che non erano solo immigrati, ma erano anche cittadini che dalla città si recavano in queste borgate, che non erano rurali, ma erano anche borgate civili, ad esempio intorno alle stazioni dei mezzi di trasporto che stavano intorno, di cui era costellato l'agro intorno a Roma. Quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa alla quale io vorrei fare riferimento è quella di andare e approfondire delle cose che in passato noi abbiamo affrontato, l'abbiamo sfiorate e poi non le abbiamo sviluppate. Per esempio, nella ricerca che la Protasi sta facendo, importante, io l'ho seguita con tanta attenzione quella sua
Rispetto a quello bisognerebbe fare un passo avanti. Bisognerebbe fare un passo avanti per andare a occuparsi di quello che edilizia non è. La Roma operaia è la Roma delle tante officine dell'economia pubblica, dei trasporti, del gas, eccetera, ma è anche una Roma che diventa la terza città industriale d'Italia tra le due guerre. E bisognerebbe andare a studiare con il metodo, io lo chiamo il metodo PIVA, quello che Francesco Piva ha adottato per Porto Marghera, che poi ha applicato a Roma per il poligrafico dello Stato, cioè attraverso gli uffici del personale, le matricole del personale, andare a vedere che cosa accadeva quanto a migrazioni all'interno di queste realtà. Però non c'è solo l'emigrazione in relazione alla Roma che si costruisce e industriale. Tanti anni fa io feci da relatore alla tesi di una allieva tra le più brave che ho avuto, che si chiamava Rosella Colletta, che fece una cosa che nessuno aveva fatto, anche coloro che ci avevano preceduto. Ha studiato il confronto fra il censimento della popolazione e il censimento dell'industria e ha fatto tutte le differenze di valori che c'erano tra i censiti della popolazione, unità di censimento la famiglia, e i censiti dell'industria, unità di censimento l'azienda. E allora si scoprì che c'erano i pendolari, perché c'erano quelli che non erano residenti, e questo veniva reso abbastanza possibile dalla politica generale dei trasporti che era stata fatta intorno a Roma. E nel periodo giolittiano sono le ferrovie, le tranvie coprono tutta una rete che va fino a Terni o fino all'Aquila o fino a Cassino, e che riduce da 5-6 ore il tragitto a 2-3 ore. Prima si andava a piedi o si andava col cavallo, si andava col carretto. Questo rende possibile in molti casi il pendolarismo. Il pendolarismo è alla base dello sviluppo della industria. L'industria che comincia anche a uscire fuori, perché inizialmente dalle zone industriali, e prima che si arrivi alla seconda zona industriale, Tor Sapienza, 1940, se ne creano di industrie sparse qua e là, tra le quali la più importante è la Breda sulla via Casilina. E quindi questa è una seconda cosa, ma quello che volevo sottolineare è che mi ha Michele Colucci, ma per il quale io non ho studi o fonti o cose particolari, ma semplicemente un input, è quel tipo di immigrazione del tutto particolare che in una città come Roma però ha una grandissima incidenza, che è costituito dalle domestiche e dal personale domestico, non solo le domestiche, le cameriere o le cuoche, perché nel periodo dell'Italia liberale, soprattutto nel primo periodo dell'Italia liberale, le fonti sono romanzi, sono cronache rosa e nere, sono cose che il lavoro domestico nella Roma capitale non è il lavoro domestico di donne e anche di uomini, del tutto marginali. Perché le famiglie aristocratiche di alta borghesia che vengono nella città, la città capitale, devono portare con sé del personale domestico che sia all'altezza, delle feste, che sia all'altezza dei ricevimenti, che sia all'altezza delle relazioni che le loro famiglie hanno. E in questa prima fase, sulla base di fonti indirette come quelle alle quali ho accennato, di tante esperienze, per esempio ci sono nelle memorie di Arturo Carlo Iemolo le
sue vecchie zie mangiano pane e latte la sera pur di avere la possibilità di avere una domestica. Sono famiglie benestanti con una piccola borghesia che viene soprattutto dal Veneto e dal Friuli. E si creano dei insediamenti veneti e friulani, e anzi è una cosa che colpisce molto spesso, perché dicevo la cronaca nera, perché spesso ci sono dei suicidi, no, delle fatti di sangue legati al fatto che alcune di queste, soprattutto ragazze, venivano sedotte e abbandonate. E c'è anche una crescita di istituzioni religiose che si occupano di loro. Quando noi andiamo nel Novecento e passiamo nel periodo fascista, noi abbiamo delle cose che cambiano molto, molto profondamente. Perché? Perché nella trasformazione della città, negli elementi borghesi, soprattutto di provenienza meridionale, che popolano la parte borghese di quei quartieri ai quali facevo cenno prima, succede che molto spesso si riproducono in città quei sistemi di relazioni sociali e simboliche che c'erano nei posti di origine. È famosa a Roma tutta la rete dei calabresi. I calabresi erano alti funzionari dello Stato, primari del Policlinico, ufficiali di grado superiore delle forze armate. E che cosa succedeva? Succedeva che, parlo di cose che si verificano a Grappoli, che portavano in città con loro e gli creavano spazio all'interno delle amministrazioni, dei lavori, coloro ai quali erano legati nel loro paese dai rapporti di padrinato. E l'intera famiglia trovava collocazione, il padre come autista o come usciere, la madre come domestica. Poi a Grappolo i figli che andavano a fare il sottufficiale di pubblica sicurezza, eccetera, eccetera. Oppure la cosa più importante avveniva nel settore sanitario. I primari che poi si portavano i due assistenti, le infermiere, i portantini, e si creava una presenza nel settore sanitario che è stata in continuità fino agli anni recenti dei calabresi in questi. E la immigrazione calabrese è la più importante di quelle che avvengono, si afferma nel tempo come tale, e ricordate che i calabresi a Roma hanno avuto due sindaci, Ugo Vetere e Nicola Signorello. Quindi questa modifica di carattere delle migrazioni spinge a cercare anche altre fonti, delle fonti qualitative, come dicevo prima, dei ricordi, a parte delle testimonianze che forse ancora per quelli del periodo fascista è possibile anche raccogliere, ma esistono testimonianze lasciate in molti racconti e in molti romanzi, e poi la specializzazione molto spesso degli immigrati. Tuttora a Roma la gruppo regionale più importante dei tassisti è molisano, e così esiste tra i ristoratori il gruppo principale era la Bruzzese, in altri settori gli aquilani nella falegnameria o altri. Quindi è un richiamo quello mio a cercare di studiare non solo le fonti quantitative o i rapporti di polizia, ma quelle cose che ci richiamano alla vita quotidiana, che ci richiamano a una serie di rapporti e che hanno poi delle conseguenze di tipo antropologico. Volevo da ultimo richiamare qualcosa che è relativo alle immigrazioni collettive della campagna. Ricordo che Alfredo Martini alcuni anni fa iniziò a studiare Macarese, ma poi dovette fermarsi per la difficoltà dell'acquisizione di documentazione per lui, che non faceva di professione il ricercatore. E nel
bisogna cercare di andare oltre e di non riproporre le cose che ho sentito su quel meraviglioso museo, che è il Museo del Litorale, sono indubbiamente di grande qualità, però ancora oggi non sappiamo nulla su un'altra immigrazione di gruppo che è arrivata nell'agro-romano, di agro-romano anche se oggi siamo in provincia di Latina, perché quando fu fatta Aprilia, il consorzio numero 5 dell'agro, di bonifica dell'agro-romano, fu staccato e fu inserito nel nuovo comune. Ebbene, nel consorzio di Aprilia c'era anche Campoleone, dove c'è la stazione ferroviaria ancora oggi, dove si prende il treno per andare ad Aprilia. E Campoleone è qualcosa di simile a quello che è accaduto ai romagnoli di Ostia, fatto da veneti trevisani nel 1920 attraverso una cooperativa che acquistò le terre da bonificare, le bonificò e poi le cedette a cooperativa conduzione divisa ai propri soci, che diventarono piccoli e medi imprenditori. E questo purtroppo gli stessi discendenti sanno poco o niente su questo, e noi ne sappiamo ancora meno. Questa, a nessuno è venuto in mente che questa poteva essere una cosa di grande interesse. Io purtroppo a un certo momento dovetti smettere i miei studi su queste cose, perché emigrai anche io emigrai, non immigrai, ero stato immigrato a Roma e emigrai per andare a insegnare a Parma, e questa era una delle cose che mi sarebbe piaciuto vedere e andare un po' ad approfondire. E lo stesso Oscar Gaspari, che aveva messo un po' mano su queste cose, fu costretto dalle necessità del suo lavoro a occuparsi di altro e a non portarla a termine. E questa mi sembra una cosa che possa essere in estremis da suggerire come qualcosa di importante, come pure esisteva una immigrazione di abruzzesi, prevalentemente scalpellini, che stavano nella zona di Borgata Finocchio e dintorni, al confine tra Frascati e Monte Porzio Catone, e anche lì avevano fatto avevano battuto moneta come ad Ostia. Anzi, se mi permettete una battuta, quelli di Ostia, dopo la crisi del 29, quella loro moneta non veniva accettata più da nessuno, e normalmente si spendeva nello spaccio della cooperativa e poco d'intorno. Ma dopo il 1929 uno scrittore fascista disse che ormai di quella moneta, con quella moneta si poteva andare solo in una nota casa di tolleranza della città. Non ho cose particolari ulteriori da dire, e soltanto per esprimere il mio compiacimento, perché eravamo contati sulle dita di una mano quelli che ci occupavamo di queste cose. Poi grazie anche a quello che abbiamo fatto, al nostro insegnamento, siamo cresciuti con i nostri amici ed allievi, e adesso vedo che finalmente questi studi hanno preso un'importante via. E come ultima cosa, vorrei augurarmi che a Mario Sanfilippo, che ho citato all'inizio, possa essere dedicata una strada a Roma, perché se la merita, magari proprio a San Lorenzo. Grazie, grazie moltissimo, grazie a Antonio Baricella. Purtroppo non l'abbiamo sentito benissimo, infatti ci sono un po' di nella chat un po' di rammarico per questo, però devo dire che comunque quello che ha detto, io insomma, mi sembrava estremamente chiaro, e soprattutto, ecco, detto da una persona come lui, che ha passato tutta la vita a studiare Roma e il Lazio,
e ripeto, ci ha insegnato, no? Ad andare in archivio e a cercare altro e altro e altro, no? Quello che stava dicendo prima, no? Cioè anche tutta la dimensione antropologica, che non è però antropologica, è proprio di noi storici quando cerchiamo appunto di mettere un po' di tante cose insieme per riflettere bene sulla società di cui stiamo parlando. E sicuramente, come diceva adesso sul finale del suo intervento, e come è stato detto tante volte per Roma, Roma è una realtà talmente composita, no? È stato usato spessissimo l'espressione dell'arcipelago, del mosaico, no? Però è vero, è una città che è veramente fatta di tantissimi pezzetti, una vicino all'altro, spesso intrecciati, a volte no, a volte anche sconosciuti uno all'altro, no? E quindi è tanto più importante un'iniziativa come quella a cui stiamo partecipando, perché è molto importante in realtà cercare di fermarsi su ognuno di questi pezzetti, non per fare una storia locale, una storia aneddotica, no? E una storia di fattarelli, ma invece proprio per andare in fondo, no? Con continuità su questi vari aspetti e provare poi invece però a rimetterli tutti insieme, no? E quindi a ragionare complessivamente su una città che però è fatta di tante sfaccettature. Vedo Michele che chiaramente dice che il tempo è andato, credo, e non so se ci sono interventi che volevate, ci pensi tu Michele, casomai a segnalarvi? Sì, dunque, purtroppo ci scusiamo, ma l'audio, l'intervento del professor Parisello è stato un po' discontinuo, quindi forse non tutti hanno sentito. E per riconnetterci anche alla sessione mattutina, io chiuderei questa sessione con un breve intervento di un collega che ci ha raggiunto, che era intervenuto stamattina soltanto via chat, che è Luciano Villani, con cui magari possiamo accennare molto, molto rapidamente, perché siamo coi tempi un po' stretti, all'intreccio, insomma, che lui ha studiato molto bene, che conosce molto bene, rispetto alla mobilità durante il periodo fascista legata all'edificazione delle borgate e legata anche alle tante trasformazioni che avvengono, su cui evidentemente negli ultimi anni la storiografia ha operato anche con una maggiore complessità, con uno sguardo un po' più largo rispetto a ciò che era avvenuto in passato. Luciano. Sì, grazie, vi ringrazio. Ringrazio Michele che mi ha sollecitato a intervenire. Il convegno è davvero molto interessante e anche stimolante, non a caso siamo spinti appunto a intervenire e a riflettere sulle tante questioni in ballo. Io purtroppo non ho potuto seguire bene soprattutto quest'ultima parte, invece sarebbe stato insomma d'uopo visto gli argomenti trattati, ma la questione su cui intendo concentrare davvero molto brevemente questa mia apparizione è relativa appunto alla vicenda delle borgate romane. Insomma, Vezio De Lucia, che saluto, ha svolto stamattina una relazione di sicuro interesse, mettendo in evidenza i principali cambiamenti intercorsi nel periodo che va dal 1883 al 1931, alcuni dei quali passano per i contenuti del piano, altri evidentemente no, tant'è che anche lui giustamente ha parlato di inefficacia, no, della pianificazione. C'è però appunto questa questione delle borgate che a me sembra abbastanza importante, soprattutto in relazione al fatto che queste hanno rappresentato dei luoghi di approdo proprio per gli immigrati, soprattutto le prime borgate, quelle governatoriali, dove la componente immigrata rappresentava quasi sempre la metà della popolazione. In qualche caso è vero che c'era una maggioranza di romani, ma in altri, per esempio Tormarancia, Gordiani, prevalevano appunto gli immigrati provenienti dal Lazio, dalle regioni confinanti con il Lazio, anche però dal meridione, da Foggia, da Bari in particolare. Questa questione delle provenienze, insomma, è importante
proprio perché non è tanto collegata, a mio avviso, alla questione della demolizione dei rioni, come vuole una copiosa letteratura, che credo andrebbe messa in discussione, ma perché è collegata ad altri fenomeni, tra cui essenziale la presenza del baraccamento. Cioè il regime, sin dal 1924-25, inizia a effettuare sgomberi dei baraccamenti, e questa esigenza, che inizialmente è giustificata con la necessità di fare bella la capitale, ovviamente, ma anche, devo dire, con la presenza di cremonesi al Campidoglio, con la necessità di garantirne uno sviluppo più razionale, e però poi dalla seconda metà degli anni 20, soprattutto dal 27 in poi, viene ripensata, diciamo, questa esigenza, e collegata alla campagna demografica, all'antiurbanesimo, cioè per sgomberare le baracche diventa un impegno prioritario del fascismo a Roma, perché sono abitate da immigrati, e specialmente quelli considerati come un peso economico, diciamo, sulla città, devono essere rimpatriati, ma siccome non si riesce a rimpatriarli attraverso le ordinanze prefettizie, per gli abitanti delle baracche vengono costruite appositamente le borgate. Alcune tra le più famigerate, Gordiani, Tormarancia, Tralata, sono ordinate da Mussolini in persona, esplicitamente con l'obiettivo di metterci gli abitanti delle baracche, che all'interno della città sono, come è noto, tra l'altro, considerati non solo indesiderabili, no? Secondo un'espressione che si è molto usata, ma sono considerati oziosi, nulla facenti, e questa forse è una, così mi sentirei di dire, una novità che andrebbe riflettuta di più, portatori di disgregazione sociale. Cioè negli immigrati baraccati si vede un elemento, nell'immigrato baraccato si vede un elemento estraneo alla coesione sociale e nazionale, e questo credo che sia un motivo, insomma, di riflessione. Poi ci sarebbe da discutere, naturalmente, su quanto questo discorso fosse più o meno strumentale, cioè funzionale a accelerare proprio il processo di sbaraccamento più che funzionale alla creazione di un vero e proprio regime di separazione sociale, oltre che geografico e fisico. Questa credo anche sia un'altra questione su cui magari anche gli studi potranno fare maggiore luce e chiarezza. Insomma, non voglio rubare altro tempo, sentivo l'esigenza di dover precisare queste questioni. Grazie dello spazio. Sono molto contenta che Luciano che Michele ha chiamato Luciano ad intervenire. Infatti prima avevo richiamato la sua chat di questa mattina, proprio perché era un peccato che non era poi entrata nella discussione, e appunto, a proposito di bibliografia, sicuramente il libro di Luciano Villani sulle borgate romane è diventato, diciamo, un punto di riferimento imprescindibile su questo argomento. Tra l'altro, per gli utenti di internet dico che si può trovare anche scaricabile gratuitamente sul web il libro, quindi insomma questo anche è utile per chi ci ascolta. Sì, anche molto per gli studenti. Io spero, per esempio, che oggi pomeriggio ci siano molti dei miei studenti che avrebbero dovuto avere lezione da me e che ho indirizzato verso questa iniziativa. E loro appunto sono chiaramente affamati di riferimenti di questo genere, soprattutto in questo momento che purtroppo, come sapete, anche le biblioteche hanno richiuso i battenti, quindi siamo un po' nei guai da questo punto di vista. Io penso che possiamo passare alla sessione successiva, Lidia, grazie. Sì, senz'altro, grazie a voi, e allora arrivederci, vi saluto, grazie. Grazie mille. Grazie.